la solezza, come mai? Tutti? Tutti i tuoi fans? Dove sono? Ad andare al massimo e ha combinato tutti. Questo è un 12 come il mio allora. Te l'ha truccato? Non te l'ha truccato? Non te l'ha truccato Gianni? Ma tu non gli hai chiesto però. No, ma io sono una donna tranquilla. Sì, dici? Quanto? Ma cos'è letto o cosa? Ma sai cos'è? A me è un divertimento tre ride, non devo avere delle grandissime prestazioni. Mi deve portare bene in salita senza slittare. Questo è vero. Deve frenare quando serve. Deve sempre continuare ad andare. Non mi serve che faccia i 30 e i 40. No, assolutamente no. E deve essere un piacere. Quando io vado col tre ride deve essere un piacere, proprio una passeggiata liberatoria. Anche quando vado a fare la spesa, bene, perfetto, vedi? E date un'immagine del tri-ride secondo te, secondo le tue opinioni? Sì, non ho bisogno di usarlo come una moto, di far prestazioni. No, ce ne sono tanti di quelle che vogliono che sia una moto addirittura. No, sai cos'è che a me sarà che non sono mai andata in moto. Ah. Sarà che io faccio già le mie sgommate con la mia bici. Faccio già le mie robe. Dunque per me il tri ride deve essere divertimento, è sinonimo di divertimento e di guarda che ti sto intervistando. Ah, eh? Sì. Beh, vabbè, poi il tutto lo passo a Gianni. A Gianni, eh? Vai, che dopo se sento una roba che non va bene mi ecco appunto. Fai attenzione, no, eh? Invece io ho voluto avvisarti per questo motivo. Stavo tranquillo. Io sono davanti, dentro le telecamere sono sempre io. Questo pregio difetto con un. Per me è sinonimo di divertimento veramente, ma anche di rilassatezza, nel senso di che mi dà la possibilità di vivere agilmente, nel senso vado a fare la spesa in maniera agile, tranquilla, senza far fatica, faccio le mie cose, le mie commissioni senza tribolare, la macchina lascio in garage, giro, faccio, brigo, consumo molto meno tempo, perché col tri-ride tic 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 non devo trovare parcheggio, ti lascio giù la carrozza. Vero. Entro ovunque. Confermo. Entro ovunque, faccio brigo. È come andare al parco con i cagnolini. Aspetta, scusa, brigo che significa? Brigo nel senso di sbrigarsi. Mi sbrigo, sì. Brigo nel senso che faccio le mie cose, faccio i miei disbrighi. Poi fa troppo ridere perché io lo considero anche come un cagnolino. Vero. Hai presente? Gli ha dato pure un nome sicuramente. Sì, perché quando tu vai in giro con il cagnolino tutti ti fermano, lo accarezzano, ah ma che bello, che razza è. E accarezzano ecco. I tri-ride pure. E il tri-ride mi fermano. Viene accarezzato. Ma che cos'è? Lo toccano. Lo toccano. Che cos'è? Ma come funziona? Ma cosa serve? Cioè, fa troppo ridere, perché c'è anche qualcuno che mi dice, ma lo vendono solo ai disabili? io li guardo e dico, e no? Eh no, se lo vuole lo può comprare anche lei. Si mette su una carrozzina. Si mette sulla carrozzina perché lo trovano comodo. E dunque, guarda, è la cosa più bella, eh. È la cosa più bella. Quando io dico, ma vedono solo i tri-ride. Abbiamo l'esclusiva noi. Ci conveniva salire di qua perché... Vero? Che scivola. Hai capito la storia? Sì, la storia vincente però. Anche il cagnolino. Sì. Però gli devi dare un nome allora. Chi? A lui? Ma questo... l'unico che hai? Allora no, sì. Ma lui è sai, questo è l'ultimo? Questo è l'ultimo. Io c'ho il problema che mi ci affeziono. E poi non li vuoi cambiare? Non li voglio cambiare. Allora c'è sempre la diatriba tra me e Gianni, se no tu devi avere il modello nuovo. Io, ma no Gianni, mi piace tanto il mio. Sai che adesso vedo da vicino i tuoi occhi, sono belli. Grazie, veramente sono non mi ero mai avvicinato non mi ero mai avvicinato così tanto. Ah, ecco. mi ci affeziono. No, ma è giusto così, anch'io.
Il mio è quello che ho, che è rivestito. Che è troppo bello. Troppo bello e non... Qualcuno ha fatto la proposta, ha detto no. No, non lo abbandono, assolutamente no. No, tu ha... Ma perché poi ha una nostra anima, gli trasmettiamo un po' qualcosa di nostro. Infatti... Tutte le cose che si acquistano poi naturalmente diventano personali, diventano... fanno parte di, della casa, della famiglia, no? Bravo. Anche perché poi, sai che cos'è? Che adesso sembra un oggetto, però questo è più di un oggetto, perché comunque ci aumenta la nostra autonomia, ci regala qualcosa che ci è stato tolto, ci dona qualcosa che ci è stato tolto, e dunque acquista un'importanza maggiore. Dunque non rimane solo un oggetto, ma diventa quel valore aggiunto che è difficile da spiegare, ma che noi sentiamo. Ma io ho l'impressione che tu ci stai dicendo questo perché ti stavo riprendendo. No, non stavi riprendendo. Sì, ti riprendi, sto riprendendo. Ma guarda, guarda, il pallino rosso che significa, guarda. È la registrazione. E facciamoci un selfie. Ecco, vediamo. C'era anche lui, c'era anche lui. C'era anch'io qua. Vedeva, ma c'era. Io sono l'operatore. Il birichino, vero. Mi riprende di nascosto. Meno male che ti ho avvisata, eh. No, comunque dai, veramente, io adoro sta cosa. Dicevo che quando me l'hanno dato la prima volta, quando Gianni me l'ha attaccato la prima volta, sembravo, hai presente una bimba quando... Ha un oggettino nuovo che lì desiderava. Ti spiego, secondo una bimba scrive la letterina a Babbo Natale e di anno in anno su Babbo Natale... Non arriva mai, non sente. Non sente. E poi, di punto in bianco... apre il regalo di Natale e arriva il regalo che ha sempre sognato. Ecco, e così è stato? Così è stato. Quando mi ha attaccato il Dreamride alla mia carrozza, avevo un sorriso, ma ho delle foto che mi piacciono da morire, sono delle foto semplicissime, fatte con il flash, che ho una luce negli occhi di felicità, sì. che è una roba stupenda. Volete bere qualcosa? Lì c'è da bere. Sì. Ma scusa, stavi filmando? No, stavo facendo anche l'intervista. Ho detto poi gliela passo già. Lo sento mucho. No, perché sta parlando, mamma mia. Scusatemi. Ed è bellissimo, mi piace un sacco. Deve farlo vedere quella foto. Cioè gli occhi che hanno la luce. Sprizzano. Che però ho notato quando l'hanno messo ad altri ragazzi che è la stessa luce che hanno anche gli altri. Dici? Sì. Forse la tua era un po' più particolare. No. Provenivano comunque da occhi diversi. Diversi. Vero? Andiamo a bere, dai. Sì, certo. Andiamo a ubriacarci su. Sì, di cosa? Diamoci la botta di vita. L'aranciata. Giusto. Adesso, non è che ci può tamponare così senza...